Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Un video molto veloce perché volevo farvi vedere gli acquisti che ho fatto oggi da Lidl, poi finire di pulire casa, fare la doccia e poi devo uscire. Quindi un po' così anche l'inquadratura qua dietro, insomma, vedete quel che vedete, ma ho appoggiato direttamente la fotocamera alla scrivania senza il cavalletto per fare prima, quindi un po' così. Allora, il cibo non ve lo mostro perché l'ho già messo a posto e poi non voglio, non mi interessano a me molto i video dove si mostra il cibo e di conseguenza non mi fa tanto piacere girarli. Allora, la prima cosa che vi vorrei mostrare, ma c'è entrato il gatto, è in terra. Volevo farvi vedere intanto un paio di cose della settimana scorsa che però si trovano ancora. Allora, la prima cosa è questa mascherina. Io ho preso la misura M. Ci sono tre mascherine in ogni confezione, 3,99 euro il prezzo. Io l'ho presa la scorsa settimana, ma ci sono andata oggi dal Lidl, che appunto è passata una settimana, e a ogni cassa era pieno di queste mascherine. Quindi si possono ancora trovare. Ci sono tre colorazioni: celeste, rosa, grigio. Si lavano in lavatrice a 60 gradi. Io ho scelto il grigio. Ho dato una mascherina a mia sorella e le altre due le ho tenute io. Ho preso la taglia M. Ho preso la taglia M che è questa. Non ci si sta male. Se avete il viso abbastanza grande, vi consiglio di prendere la L. Io, a me mi sta proprio giustina e un pochino mi tira, ma perché io sono qua, sono un po' larga. Ad esempio, mia sorella, la M, sta comodissima. Io, insomma, però va bene comunque, una taglia giusta, perché poi la L, secondo me, mi copre poi tutta. Quindi questa. E poi sempre la scorsa. Sempre la scorsa settimana ho preso questa qua, che poi ho sbagliato a prendere il colore perché avrei preferito prenderla. Cioè, era meglio se la prendevo scura perché poi si macchia. È la borsa che è una borsa frigo, che è perfetta sia per fare la spesa e mettere dentro appunto le cose da congelatore, oppure anche per andare al mare. C'ha anche la taschina. Ma tanto ormai l'avrete visto in milioni di video, c'è anche la taschina con il gettone per il carrello. Poi, questa settimana invece c'era tutta le novità della V5 e io ho preso un po' di cose. Volevo il prodotto per pulire le fughe, ma non l'ho trovato e quindi non l'ho preso. C'erano vari profumatori per ambiente di vario genere e tipologia, ma non le ho presi perché tanto con la gatta un po' allergica, io uguale, è inutile prenderli. Poi che cosa c'era? C'erano spray per profumare le tende, c'erano varie cose. Allora, intanto ho preso le Tabs, queste qua, quelle a questa profumazione Breeze, se no c'era anche a limone, ma io ho scelto di prendere queste qua. E queste qua sono, vediamo se lo trovo. In italiano sono tavolette per WC con formula Power, rimuove lo sporco più ostinato, pulisce perfettamente anche nei punti più difficili da raggiungere, freschezza a lunga durata. Ne ho sentito parlare molto bene, quindi ho voluto prenderle. Poi ho preso questo qua che è il Duster Set, che praticamente è tipo lo Swiffer fatto così, c'è un bastoncino e 10. Come si chiamano? Swiffer, chiamiamoli, anche se in realtà Swiffer non sono. Poi i prezzi non li ricordo, lo scontrino ce l'avevo ma l'ho perso, non so dove. Comunque, poi ho preso la spugna cancella sporco, rimuove senza fatica anche lo sporco più ostinato, ideale in casa, in giardino e per l'interno dell'auto. Ce ne sono due in ogni scatolina. Ve le mostro, eccole qua. Io vi devo dire la verità, costavano pochissimo, forse meno di 1 euro, non me lo ricordo, comunque costavano poco. Io devo dire la verità, vorrei provare a togliere le zanzare che Olivia ha spiaccicato nel muro, ma non so se va bene per questa funzione, però tanto ce ne sono due, quindi una ho intenzione di sprecarla per questa cosa perché altrimenti devo tingere il muro, quindi vorrei cercare di trovare una soluzione alternativa. Poi ho preso tre perché uno lo tengo io, uno lo do a mia mamma e uno a mia sorella, di questi qua,
che sono degli igienizzanti per smartphone, PC e tablet. Combatte germi e batteri, il marchio è Teisan, dovrebbe essere un presidio medico-chirurgico, 80 ml, praticamente va messo in un fazzolettino, in un panno, e passato poi sul telefono. E ne ho presi tre perché costavano tipo 1,40 € e appunto l'ho preso a me, a mia sorella e a mia mamma. Poi ho preso questo qua che è una schiuma, un detergente per il bagno, la vasca, sia per le piastrelle, appunto un po' per tutto. E niente, vorrei provare magari con questo a pulire le fughe per vedere se viene. Peccato, non l'ho trovato. Io ero andata proprio per quello, oltre che per fare la spesa perché non avevo più nulla in frigo. Poi ho preso sempre del marchio Teisan, ho preso l'Oxygen Sun che è per igienizzare materassi e guanciali con ossigeno attivo e tea tree oil, rinfrescante, pronto all'uso senza risciacquo. Io in realtà vorrei provare a vedere se riesce a togliere una macchia che ho nel materasso. E quindi l'ho preso. Lo proverò. Vabbè, questa è stata un po' una cosa un po' inutile perché credo lo utilizzerò 2 volte e basta. Comunque, poi del marchio Casio Steril. No, no, sempre Teisan, anche questo presidio medico-chirurgico, ho preso il disinfettante altamente concentrato per cassonetti dei rifiuti. Inibitore naturale di cattivi odori e di processi fermentativi. Io ogni settimana, ogni volta che devo appunto svuotare il cestino, che sia quello dell'indifferenziata, dell'umido, della plastica, io poi pulisco il cestino. Il problema è che ci sono delle schifezze che non mi riesci a togliere e in più un po' di cattivi odori ogni tanto si formano, anche se con le perline sempre WC5 che ho preso io mi trovo benissimo e i cattivi odori non ci sono più, però una bella disinfettata vorrei darcelo e quindi niente, ho preso questo. Poi per 99 centesimi, ve ne mostro una perché l'altra l'ho già riposta, c'erano queste due spazzoline, credo che siano per i piatti ma io non le utilizzerò per i piatti, una era rosa e una così bianca, io le utilizzo per pulire la doccia, le piastrelle della doccia, il piatto doccia, mi trovo molto bene con questa. Adesso ne ho uno di Tiger in bambù ma che ormai mi si sta sfrantumando e quindi ecco dovrei comprarlo, lo devo comprare nuovo. Ed infine ho acquistato il detergente, il sapone per le mani della Sien, cocco e frutto della passione, una profumazione buonissima. Ho visto che adesso appunto hanno questi saponi con questo, come si dice, con questa apertura e non più con la pompetta. A me non importa tanto, io ho il dispenser nel bagno, ma chi non ce l'ha è un po' scomodo così. Comunque, niente, questo. Quindi, questi sono stati gli acquisti extra cibo che ho fatto da Lidl. Fatemi sapere se voi avete trovato quello spray per pulire le fughe del bagno e come vi siete trovate, perché al limite faccio un salto nell'altra Lidl a vedere se c'è, perché io ero andata proprio oltre che per fare la spesa del cibo, proprio per prendere quel prodotto lì che però io non ho trovato. E quindi niente, fatemi un po' sapere com'è. Il video finisce qua, se vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!